Gli uomini nelle chat mandano un sacco di messaggi. Se sei una ragazza o una donna, ma anche se sei un ragazzo o un uomo omosessuale, sappi che troverai nella tua posta privata, nella chat, qualsiasi chat tu frequenti, a partire da Facebook per arrivare poi a, per l'appunto, Twitter, se alla chat, ma non credo. Ma anche altri social network in cui sei iscritto, Badoo, ecco, per fare alcuni esempi, troverai un sacco di messaggi da parte di uomini, maschi, maschi di qualsiasi età, anche ragazzi dai 18 anni fino ai 65 anni circa. Insomma, sembra che gli uomini inviano un sacco di messaggi e non c'è problema se tu sia un omosessuale, se tu sia una ragazza o una donna, perché tutte e tre le categorie in questione vengono letteralmente subissate di messaggi da parte di uomini, sia omosessuali che eterosessuali. Questo perché? Perché l'uomo, gli uomini cercano rapporti, perché gli uomini, moltissimi uomini che stanno su internet, non ci stanno così per bellezza, come si vuol dire, ma perché dietro c'è qualcos'altro, dietro sono interessati a cercare, a volere qualcos'altro da un uomo oppure da una ragazza o da una donna. Parliamo, quando parlo di qualcosa, cercano qualcosa, parlo ovviamente a livello sessuale, solo quello è, diciamo così, l'ambito che viene ricercato. E quindi perché tutto ciò? Perché, ripeto, gli uomini, non tutti, ma la stragrande maggioranza degli uomini che stanno, che popolano i diversi social network, Facebook, Badoo, HI5, Chu, THTWOO, Xnetlog, Bau, BHU, c'era l'epoca, poi c'è Belli si nasce, Ciao Amigos, Chat Amigos e quante altre, cercano proprio il contatto fisico, il contatto intimo. Bene, spero di essere stato chiaro, quindi troverai sempre più uomini, sempre più maschi che ti contatteranno, solo però se sei o una donna o una ragazza o un uomo omosessuale o un ragazzo omosessuale. Ecco, queste tre categorie riassumibili in uomini o ragazzi omosessuali, donne o ragazze, ed infine, per l'appunto, ragazzi appunto omosessuali, troveranno sempre un sacco di messaggi nella loro posta elettronica, o meglio, nella loro chat privata. E a scrivere chi sono, chi saranno, solo e soltanto uomini, maschi, persone, quindi di genere maschile. Ti ringrazio per l'ascolto, questa è la mia realtà dei fatti, questa è la mia verità, questo qui io penso, non sono uno che, diciamo così, nato da nulla, io ho un'esperienza con il web pazzesca, io frequento internet oramai da moltissimi anni, forse saranno addirittura, forse esagero, 20 anni, insomma, una decina, una quindicina d'anni, e ne ho viste di ogni e conosco più di me stesso questo mezzo, il web, internet. E questa è la mia verità dei fatti, è la mia opinione. Grazie, il video termina qua. Iscriviti, mi raccomando, se la pensi come me, metti un bel like, quindi un bel mi piace. Se non la pensi come me, metti un dislike, metti un non mi piace. L'importante è che però tu sappia che io ti dico questo, che purtroppo oggi come oggi, purtroppo o per fortuna, perché a molti uomini omosessuali e ragazzi omosessuali questa cosa va benissimo, anzi sono contentissimi. Ad altri chiaramente no, ad altre parlo di donne e ragazze no, perché si ritrovano la posta letteralmente invasa da centinaia di migliaia di messaggi e in alcuni casi troviamo anche ragazze che vengono assillate da uomini e da ragazzi che mandano foto anche piuttosto sconce. E a questo punto è ora di dire basta. Però l'importante è che riusciate a capire che purtroppo esistono situazioni come queste, come questa. Grazie, il video termina qua, da Leandro Smelli è tutto, un saluto e a presto.